chitarre! Mr. Bombastic! Guarda, sono bombastico, niente, fantastico, lo va! Mr. Lova, Lova! Mr. Lova, Lova! Basta con questa musica! Pierre! Vabbè, ma stia fermo! Sta fermo! Allora, vengo! Pierre! Allora! Oh. E sono il Pierre della discoteca che ti caca! Complimenti! Tutto marciupio, poi c'è il velo, si vede il marciupio! Sì, si vede il marciupio! So, si vede? Si vede benissimo! Oh, 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 mi fa un po' male la schiena, sì, stasera! Oh, guarda, insomma, si vede, oh, scusa! Si vede benissimo che è un asciugamano! Si vede benissimo che è un asciugamano! Un asciugamano, ascolta, te per fare lo stesso effetto ti ci vorrebbe l'accappatoio, mi sa! Stavo dicendo che con questo PR cercheremo di conoscere meglio il mondo. Ho visto la Madonna, aspetta un minuto. Dicevo che con lei, con te, cercheremo di... Devo stare in avanti perché se mi sposto mi viene il baricentro di fuori, capito? Allora, okay, perdi l'equilibrio. Perdo l'equilibrio. Senti, allora dicevo di conoscere meglio il mondo delle discoteche. Si vede il marciupio. Ma è veramente duro. Lei non ha mai visto il signor Marciupio in questa maniera. Sì, per favore. Dicevo, voglio sapere se è realmente... Intanto PR vuol dire pubbliche relazioni. No, vuol dire porto l'ugna, perché quando fa le feste io non viene mai nessuno. Guarda, ah, ciò che connetto. Ah, si sa mai. Però quando ballo io, caro Conti, quando ballo io si fa il vuoto intorno alla pista. Perché tutti fermi a guardare. No, perché mi puzza la scella, infatti... E mi sono messo l'alberino magico. Mi sono messo l'albero magico per fare un po' igno di... per confondere un po' l'idea. Voglio sapere se è duro il lavoro del Pierre. Prendilo tu questo punto. No, per favore, ora fa. Senti, allora, voglio sapere se è duro il lavoro del Pierre. È duro il lavoro. Lavoro del Pierre. Lavoro del Pierre è duro, però io mi fa aiutare dalla mia sorella, perché c'è una sorella che mi aiuta a me, sai, Carlo? Mi aiuta tanto, la sorella, molto brava, poi tutte le sere finito il lavoro me la rimorchiano. Ah, perché beh, è una bella ragazza. No, è brutta, infatti me la attaccano al gancio della macchina, me la trascina per 15 km. Ora ecco. E mi è arrivato anche una fotografia dell'autobellos con la mia sorella. Ah, è l'unica foto della mia sorella, ho fatto il manifesto, gliel'ho messo in camera. Ah. Però non si capisce qual è la mia sorella e qual è il parafango della macchina. Però ce la vediamo un minutino, però. Allora, ieri so che avete inaugurato appunto il Kitty Caca. Ieri. Oh! Ma che sei di fuori? Dico, ma che sei? Sono di... sempre di fuori, come il passaporto. No, no, no. Dico, ieri so che avete inaugurato il Kitty Caca. Ieri sera si è inaugurato il Kitty Caca, si è fatto una festa con quelle che fanno spogliarello. Quelle che leccano tubi. Vabbè, lap dance, si chiama lap dance dal film Showgirl. Come si chiamano? Lap dance. Lap dance. Può darci sia così, io lo so. Vedevo che lappavano lì. Vabbè. E non lappavano. È un ballo che si fa su un tubo. Buona fatta. E allora com'è andato? Lappavano a un certo punto, era lì che lappavano i tubi, no? Sì. A forza di leccarli, sì, questi tubi a un certo punto hanno sfondato il soffitto. E l'hanno... Non me lo agitate troppo, per favore. Si vede il marciupio? Allora. Si vede il marciupio? Senti. Si vede? Si vede, si vede. Senti, Pierre, attraverso te vogliamo capire soprattutto questo quali sono... Questo è l'ombelico del mondo! Vogliamo capire attraverso... Questo mamma, che fatica! Questo è l'ombelico del mondo! Attraverso te vogliamo capire soprattutto quali sono le esigenze dei giovani. Guarda lì, Le esigenze, qual è l'esigenza? L'esigenza è solo... Io sarebbe andare al gabinetto, vedi, non posso più...
È 25 minuti vabbè, che sono così a ballare. Un messaggio, un consiglio ai ragazzi. Ma guarda, più che un consiglio ai ragazzi, darei un consiglio alle ragazze. Qual è? Dice, dentro ogni uomo c'è un bambino. A me mi deve essere rimasto di fuori. No, il piede! Mr. Bombastic! We want some bombastic, romantic, fantastic, love.